Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di quella bellissima cosa che si chiama Erasmus. C'è chi magari tra di voi non è mai partito in Erasmus, c'è chi ha intenzione di farlo, c'è chi l'ha fatto e l'ha amato tantissimo, c'è chi l'ha fatto e l'ha odiato, dipende molto dai punti di vista. Io per esempio ho amato tantissimo la mia esperienza Erasmus, sono partita nel 2014 in Belgio, più precisamente a Mons, e sono stata lì 5 mesi. L'Erasmus è arrivato veramente in un momento terribile della mia vita, che veramente stavo malissimo in Italia, stavo malissimo in famiglia, stavo malissimo da ogni punto di vista, soprattutto dal punto di vista universitario, perché il primo anno è stato terribile e avevo cominciato il secondo anno con veramente pochissima voglia, che verga, levati che mi fai ombra, quindi veramente c'è, cioè, quando si è aperta questa possibilità di partire con Erasmus, all'inizio volevo, poi ci avevo ripensato, però molti di miei amici hanno insistito, mi hanno spinto a fare domanda e li ringrazio tantissimo, perché veramente senza questa esperienza credo che qualcosa sarebbe mancato un po' nella mia vita. Quindi oggi io non sono qui per parlare della mia esperienza, proprio da raccontare cose, sono qui per parlare un po' di quei stereotipi che ti senti dire quando parti in Erasmus. Allora, primissima cosa, ovviamente mi riferirò alla mia esperienza, giustamente, perché non parlo di stereotipi a caso, parlo proprio di quelle cose che mi sono sentita dire, di quelle cose che pensavo pure io, che alla fine si sono rivelate sbagliate, ma proprio tanto. Primissima cosa è la gente che mi ha detto: andrai in Erasmus, farai di quei tanti festoni che tornerai qui, che sarai un'alcolizzata pazzesca. Io ero astemia prima di partire in Erasmus, e avevo detto: come osi, io vado in Erasmus, sono una persona seria, io vado in Erasmus per studiare, per passare i miei esami, per imparare il francese, e quindi come osi dirmi queste cose? Poi in realtà è andata a finire così. Imparerai la lingua così tanto bene che tornerai qui, sarai un pro, che l'italiano chi se lo ricorda. Pronto? Ciao mamma! Sì, tutto bene. Sì, sono una persona molto seria. Certo che sono una persona seria, certo che sto studiando. Francese? Beh, francese è top. Cioè, proprio credo che tornerò in Italia, che sarò madrelingua. Italiani? No, non ci sono italiani qui, cioè almeno questo trimestre non ci sono. Beh, c'è una ragazza che parla italiano, quindi le faccio praticare un po'. No, non parlo tutto il giorno italiano, ma cosa dici? Io sono venuta qua a fare questa esperienza pazzesca, imparare la lingua, farmi una cultura, a essere una ragazza seria. Dov'è la corna? No, niente, no. No, non stavo parlando di corna, mamma. No, comunque non ti preoccupare, il francese è top. Cioè, madrelingua proprio. Avrò tipo 30 lode in tutte le materie quando torno. 30 lode. Ciao mamma. Sono nella merda. Sessione stasera? Bella. Madonna, quanto non è vera sta cosa. Almeno nel mio caso non è stata vera. Io non ho imparato una minchia del francese quando sono andata in Belgio. Uno, colpa di Raquel, sentiti in colpa se stai guardando questo video, perché lei è una spagnola che è venuta in Belgio, ma che aveva studiato l'italiano, quindi lo parlicchiava, poi grazie a me adesso è diventata una pro. Seconda cosa, non avevo legato così tanto con i belgi perché, non so, ero una persona molto timida, ero un po' più asociale rispetto a come sono ora, quindi non sono riuscita veramente a legare con le persone, poi le trovavo un po' più fredde rispetto agli italiani, che era molto più facile fare amicizia. Tre, perché eravamo quasi sempre con il nostro gruppo di persone che erano tutte in Erasmus, quindi diciamo che siamo tutte sulla stessa barca, quindi ti senti molto meglio, cioè nel senso, quando sei con delle persone che ti capiscono, e quindi giustamente parlavamo inglese tra di noi perché avevamo dei canadesi, francesi che non capivamo una minchia di quello che dicevano, avevamo americani, avevamo inglesi, avevamo tedeschi, quindi giustamente l'inglese era un po' quella lingua che ci permetteva di comunicare meglio, più velocemente, perché io giustamente non ero l'unica negata in francese, non ero la sola, Terza cosa è il fatto che farei festoni ogni giorno.
sempre, cioè sempre comunque, 24 ore su 24 tu sarai a fare festa e basta. Facciamo un 50-50, ok? È vero, ci sono stati di quei giorni pazzeschi in cui facevamo festoni che il giorno dopo chi se piglia, e poi c'erano quei giorni in cui non facevi niente ma proprio non avevi voglia di fare niente, quindi stavi a casa nel tuo pigiama a guardare Netflix. Sì, Netflix, sto ancora guardando, sì, sto guardando, fammi guardare il prossimo episodio, ma dai. Oh, non giudicarmi, Netflix, non giudicarmi. La cosa è il fatto che molti ti dicono non farai un cazzo, ovvero non studierai nulla, perché in Erasmus è così, vai lì e ti ubriachi e basta. Allora, chiariamo una cosa, io nel mio Erasmus mi sono ubriacata tantissimo, ho fatto tante di quelle notti da giorni dopo hangover, ho fatto addirittura esami hangover, che ero ancora mezzo ubriaca. Oh, c'è ancora del vino! Pronto? Esame? Ma di che parli? Abbiamo un esame oggi? Davvero? Bene, fammi prendere un caffè e arrivo. Bottoni pazzeschi, avrei dovuto riprovare questo metodo. Spero che i miei genitori non stiano guardando questo video. Però non è vero perché... Io parlo della mia esperienza, poi magari c'è chi ha avuto un'esperienza diversa. Io purtroppo avevo tantissimi corsi, mi ero scelta tipo 10 corsi perché volevo passare tutti i miei esami di francese in Erasmus e non doverli rifare in Italia perché avevo delle prof stronze come la merda. Scusate il francesismo proprio. Quindi io volevo passare tutti quegli esami e non dover arrivare in Italia ed essere ancora più stressata. Non sono riuscita comunque a passare i miei esami in Erasmus, però mi sono dovuta veramente impegnare tantissimo, perché non è vero che i prof sono più buoni con gli studenti di Erasmus. Non è vero che fanno distinzione, perché comunque gli esami che hanno fatto i belgi è stato lo stesso esame che ho fatto io, quindi non è che per me hanno preparato un altro esame solo perché ero straniera. Non è vero niente. Però io ho studiato in Erasmus, cioè pazzesco! Blow mind, però io in Erasmus ho studiato, ragazzi, ho studiato, quindi questo è uno stereotipo del cazzo, quindi smettetela di dire alle persone che partono per l'Erasmus che non studieranno nulla. Sì, ho bevuto una merda, però ho anche studiato tantissimo. Un'altra cosa è il fatto che viaggerai tantissimo, tu hai nella tua mente questa cosa del oddio, siamo in Erasmus, tutti i weekend andremo a viaggiare, vedremo tutto, perché comunque essendo in Belgio, essendo in Europa è più facile viaggiare, non è come qui in Canada che in un weekend non ti basta neanche per andare a fare un pupazzo di neve. Cioè, in Belgio avevo detto viaggerò, vedrò tutti i paesi del mondo, letteralmente, perché sei povero, quando sei povero anche se vai in Erasmus, cioè non è che puoi andare a viaggiare tanto. Un'altra cosa è il fatto che mangerai tanti piatti speciali, perché comunque incontrerai tanta gente di tante diverse nazionalità e farete cenoni pazzeschi ogni sera, che proprio levatevi tutti, insomma proprio vita da re. Cazzo. Abbiamo fatto delle serate in cui abbiamo tipo magari io ho cucinato, c'era tanta gente che ha cucinato, abbiamo addirittura fatto anche una serata internazionale dove tutti gli studenti internazionali hanno cucinato, abbiamo fatto una serata bella, però non è stato sempre così, la maggior parte delle cose andavamo scemi lì alle 3 di notte quando eravamo ubriachi marci per prendere le patatine fritte. Mi manchi scemi lì, Comunque ragazzi, queste sono state un po' le cose che mi sono venute in mente in questo momento, perché stavo pensando a questo video ieri sera. Comunque io volevo dire, cioè giusto per concludere, volevo dire che io ho amato tantissimo la mia esperienza Erasmus. Come ho già detto, se avete la possibilità di farlo, fatelo assolutamente. Non fatevi fermare dai fidanzati, che capita quasi sempre. Non fatevi fermare dagli amici o robe del genere. Non fatevi fermare dalla paura che andate via 6 mesi, che andate via un anno. È comunque un'esperienza che vi aiuterà tanto a crescere. Sarà qualcosa veramente di positivo, ma è stato veramente una cosa positiva. All'inizio è sicuramente un'esperienza che non ti piace tanto, perché comunque arrivi, sei solo, non sai la lingua, non conosci la città e tutto, però
tutto ciò veramente diventa molto più facile dopo. Non pensate che subito all'inizio sarà tutto bello, che farete festoni, che insomma ci sarà tutto rose e fiori. Questo purtroppo non è così, però veramente non serve tanto, c'è tanta gente in Erasmus e sono tutti nella stessa situazione, sono quelli con cui sicuramente legherete di più, sono comunque persone che resteranno nella vostra vita, se non tutti, comunque alcuni resteranno nella vostra vita. Io veramente, questa è stata veramente l'esperienza più bella della mia vita ed è grazie anche a questo che sono riuscita ad avere il coraggio di trasferirmi in Canada, che vabbè non è come andare in Belgio, però è stato un po' grazie a questo che non avevo così tanta paura a partire per il Canada come ce l'avevo quando sono partita per il Belgio. Quindi fatemi sapere se siete andati in Erasmus, se avete fatto questa esperienza, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. E ci vediamo la prossima volta, ciao!